Raffaelli, prima i castelli animati, adesso la città incantata, cioè dove vuole arrivare Luca Raffaelli con l'animazione? È sempre più piccolo, un posto sempre più piccolo. Ma un posto molto più bello. Non lo so, devo dire che questa è quasi una sfida, perché quando mi hanno detto di fare un festival dell'animazione qui a Civita di Bagnoregio, la prima cosa che ho pensato, arrivando in questo luogo magnifico che però non conoscevo, è stato, vabbè, è impossibile. Dove stanno le sale cinematografiche per fare un festival dell'animazione? E poi ho detto, che sono matto che dico di no, e mi invento qualche cosa. E quindi l'idea è stata proprio quella di utilizzare la mancanza di sale cinematografiche per fare un'altra cosa, per fare un incontro tra disegnatori e anche disegnatori che avessero esperienze diverse, perché la cosa che mi ha sempre sorpreso, ma che è assolutamente vera e reale, è che per esempio io, che amo autori del cinema d'animazione italiano e del fumetto italiano, scopro che sono due mondi totalmente diversi che non hanno alcun tipo di contatto e che nessuno del mondo dell'animazione conosce quello del fumetto. Allora quest'anno, a differenza dell'anno scorso, mi è venuta proprio l'idea, sapete che faccio? Si parla del salvare il mondo, che cosa bisogna fare per salvare il mondo? Unire le diversità, farle dialogare? Allora facciamo così, mettiamo due autori che non si conoscono, che fanno cose diversissime e si devono presentare al pubblico, così magari scoprono delle affinità sorprendenti, sono sicuro che nasceranno amicizie, collaborazioni. E in questa maniera, oltretutto, evito i capannelli, perché se no rischio che poi magari a prendere la birra insieme ci stanno i fumettisti Bonelli, quelli che fanno animazione, invece così riusciamo a creare un gruppo unito. L'unione fa la forza, l'unione salva il mondo, il Bagnoregio è perfetto per creare questo tipo di clima e di energia, eccoci qua. Invece una domanda, proprio una curiosità personale: quando hai visto Civita di Bagnoregio, ovviamente in 2020 hai pensato a un film di Hayao Miyazaki, perché in effetti la scenografia è quella. Sospettiamo anche che Miyazaki si sia anche ispirato a Civita, probabilmente. No, non solo, a parte il fatto che se uno viene qui a Civita continuamente vede un via vai di centinaia di turisti giapponesi, per cui uno si chiede perché, e allora fa la domanda ai turisti giapponesi e ha la risposta, perché Miyazaki si è ispirato per il castello. Però c'è davvero un documentario dello studio Ghibli, non diretto da Miyazaki il documentario, ma diretto da Isao Takata, se non sbaglio, in cui si fanno vedere dei video dei viaggi di Hayao Miyazaki, in particolare a Genova e in un'altra località di cui adesso mi sfugge il nome. E poi a un certo punto si fa vedere la fotografia di Civita di Bagnoregio. Quindi è assolutamente ufficiale, diciamo, perché se l'ha detto lo studio Ghibli, vuol dire che non è un'invenzione, non è una leggenda, ma effettivamente Hayao Miyazaki si è ispirato a Civita di Bagnoregio. Poi insomma basta vedere come è costruito il castello nel cielo e in effetti è sorprendente la somiglianza. Grazie.